L'obiettivo di oggi, ragazzi, è quello di vincere una partita con una macchina da scrivere al posto della tastiera. Ecco voi la tastiera, ragazzi. 3, 2, 1, sbebem! Guardatela in tutta la sua bellezza, ragazzi. È come se fosse una tastiera, però come potete ben vedere ha proprio le peculiarità di una macchina da scrivere. Ci saranno un sacco di problemi tra crash, la tastiera che non funziona, che preme i tasti in ritardo. Insomma, non sarà un'impresa facile. Però, secondo voi, avrò vinto la partita? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ovviamente, codice Calvis. Ragazzi, io ve lo dico, è a 10.000 like. Se questo video raggiunge i 10.000 like, compro a ognuno di voi una tastiera strana, un mouse strano, un pad strano. Comunque, un oggetto super, super stranissimo dove si gioca male. E faremo una squad. No, tu ci giochi male, io ci gioco benissimo come sempre. Già, place, con il tuo pad non giochiamo troppo bene. Infatti. Comunque, se arriviamo a 10.000 like, vi compro a ognuno di voi un oggetto stranissimo. E la webcam è andata a cacare. E giocheremo con questo oggetto super, super strano. Quindi, mi raccomando, 10.000 like se volete vedermi sclerare. Perché intanto tanto siamo così. Guarda. Sì, sì. Intanto, ragazzi, sto giocando con la tastiera che in realtà è una macchina da scrivere. È bellissimo. Io vorrei proprio vederla, perché non l'ho visto. Vedrai il video, PAM! Ok, che arriva un altro, Calvi. Arriva un altro dietro. No, muoio. Cioè, scappiamo subito. Si stanno ammazzando di bestia questi ragazzi. Comunque adesso vi dico cosa ne penso di questa macchina da scrivere. Un attimo che uccido questo pischelletto gangster qua, che non mi sta troppo simpatico. Bravino questo, Però tu sei più forte, Calvi. Io sono più Vai, forte. Dici quali sono le vibes di questa tastiera. Le vibes di questa tastiera è che c'è un ritardo assurdo. E voi non potete sapere quanto l'ho pagata questa tastiera. Cioè, non lo volete sapere, più che altro, lo sapete. Ma basta guardare su Amazon, non è difficile. No, vabbè, il modello comunque non è facile. L'ho pagata esattamente. Non si dice. No, si dice invece. Perché io sono curioso. Tipo tu. Spider-Man, attento. Aiuto! Devi comprarti anche un nuovo paio di cuffie, Calpi, mi sa. No, la cuffia da. Bravissimo. Boom! Si vede che il mouse è sempre quello, La manina magica è quella. E quindi prezzo? 200 euro, tipo. Adesso vi lascio in sovraimpressione. 200! Sì, circa 200, una cosa del genere. Comunque è veramente costosissima. Assurdo. Infatti è tipo come se fosse una tastiera normale, però al layout di una macchina da scrivere. Quindi effettivamente è quasi una tastiera normale, solo che, ragazzi, ha un ritardo assurdo. Cioè, vabbè, è normale, Calvi, cioè, ma non è normale. Ma sì, invece, perché sei abituato con le tastiere mega professionali. Ma guarda che io la tastiera che uso costa 60 euro. Mannaggia te, non 200. L'hai presa alla Lidl? Non l'ho presa alla Lidl, non facciamo pubblicità alla Lidl. Io vado sempre al Conad. Comunque Non facciamo pubblicità al Conad. No, io ho una sponsor con Conad, ragazzi. Prezzi bassi fissi sempre, vabbè, un altro discorso quello. Comunque, non è normale che una tastiera da 200 euro abbia un ritardo. Ma non è una tastiera, è quello è il una fatto. Ma ok, non è una tastiera, va bene. Però comunque costa 200 euro, porca vacca. Se io mi prendo un cartone da 300 euro, voglio che funzioni benissimo. Invece non funziona. Magari contiene la pizza bene, ma... Scusa. Vabbè, ragazzi, non parlate insieme, magari vi sento. Ho detto che se costerà tanto per l'estetica, Calpi, se è normale. È bella, per essere bella è molto bella. Guardate un po' in... Wow. Che bella, bellissima. Ma i LED? Ce li hai LED? Ma certo che hai LED, 200 euro ci mancherebbe che non hai LED. Hai LED, poi è una cosa fighissima, che se tu clicchi così, boom, si spengono. Bello. Bello, e voi non lo vedete. Bellissimo. Boom. E poi, boom, si riaccendono. Io intanto sto immaginando tu che fai queste cose e intanto non vedo niente. Sì, sì, però fate lo stesso finta che... Wow, bello, magia. Fantastico. Un nemico qui, ragazzi, che poi due nemici li uccidiamo tutti. Calvi, se scrivi una mega lettera con questa macchina da scrivere, mi raccomando. Allora, ciao, caro Babbo Natale. Volevo dirti che sei fuori dal team. Dai, finalmente. No, bella mira, nel senso. Comunque, raga, non vi ho mai detto una cosa assurda. Scendi, Calvi, scendi. Non scendo. Tanto che voi tante volte nei commenti mi scrivete: ma mostra il pad, mostra la tastiera, mostra il mouse. Adesso potete vedere finalmente le mie dita. L'ho proplayato. Ma poi vedo che hai difficoltà a prendere i muri, Calpi. Non so se. Quello è vero, quello è vero. Ma vedi, perché con la mia tastiera ne prenderei molti di più. Invece questi. Sì, perché tu devi schiacciare il. Ecco qua quello che stavo dicendo. Vedi, è più difficile perché. Via. Sapete che le macchine da tastiera vera ogni volta che clicchi, che dopo, non lo so, finisci la roba,
La riga, la riga. Ah, ho capito. La riga. Ecco, pure qua adesso. Ogni volta che fai tre passi devi cliccare una cosa. Ma sarebbe bello vedere quante volte schiacci tipo W. Ah, ah, bellissimo, bravo. Ah. Però purtroppo non c'è questa funzione in questa macchina. Non c'è? No, purtroppo. Però hai LED almeno. Hai LED? Sì, sì, sì. Per sì, 200 sì, euro potevamo mettercela, ecco. Ma da cavolo, 200 euro, ragazzi, volevo anche che mi facesse il caffè. Non lo so, vabbè. Macchina da caffè. Ok, ok. Boom! Tentate. Boom! Ma fuoco sì, tutto, la mira è sempre quella. Jump, eh? Jump. La mira è quella. Oh, 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 scappa, scappa, scappa. Guardate, guardate che forte. Visto, non mi hanno beccato neanche con un colpo. Sì, sì, sì. Ecco che ti stai seguendo, però, eh. Una pompata incredibile. No, calpi. Calpi. No, ragazzi, ma perché mi è peggiorata la mira? Ma a parte che hanno aggiunto cose assurde. Sta fermo. Come del tipo. Cosa vuol dire cose assurde? Sono sempre quelle. No, non è vero. C'ha le bouncer. No, calma. Di una grandissima. Ah, le bouncer, è vero, le notazioni. Ma potete non parlare che sto per morire? Vai, Spider-Man, scappi in un secondo. Non posso scappare con un secondo. Sì, scappa, vai, bravissimo. Vai, 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 Spider! No! Bella! Mamma mia, calpi, che scasso. Che sfiga, però! Che sfiga! Finito una delle migliori giocate. Aiuto, aiuto! Vai, scappa! Vai. Scappo, scappo, vai. Va bene, va bene. Via, 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 salvi. No, 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 non siamo salvi. Non siamo salvi, non siamo salvi. Oddio, siamo salvi. Ma c'è una cura? Non lo so, non lo so. No, non penso. Cura da save. Back. Mamma mia, sono il pro player delle collate di Fortnite. Comblo back, comblo back. I miei nostri iscritti non sanno cosa vuol dire call. Spiegano in italiano, per cortesia. Significa che ho previsto il futuro. Bravissimo. Le sa pure le cacate che dice, le sa. Ma basta! Ma mamma! No, non vuole mamma! Mamma! Mi uccido, no! Non è giusto! Distruggilo! Ma vai a cacare, vai. Ma no, ma vai a cacare. Non è giusto. Ma così. Calma, cioè, ma non puoi sfuggire così dai bot avversari. Non sono bot avversari, sono bot che rompono le scatole e basta. Se ti ha sparato ero un avversario. Comunque, raga, volevo dirvi adesso vai, hanno aggiunto un sacco di cose. Hanno aggiunto la rimbalzerina. Uno, e siamo uno. Vediamo, vediamo. La rimbalzerina, poi il lanciagranate. E hanno cambiato anche un po' la grafica, perché non era così la grafica. Ragazzi, è più bella, molto più bella. Ma se non hai cambiato le impostazioni, Calpis? No, no, sono così, sono uguali. Sono uguali, però l'hanno cambiato, fidati. Figata, ragazzi, molto molto bello così il gioco. No, oh, oh, macchina. No, ragazzi, la macchina. Cosa? Aiuto, aiuto la macchina. Aspetta, continuo ad andare avanti. No, non no, forse è un bug di Fortnite. Ok, non posso andare indietro. Cioè, guarda. Prova a atterrare, prova a atterrare. Ok, prova a atterrare. No, adesso vado indietro. Fermo. Vabbè, ciao. Ok, sono fermo, okay. Era un bug di Fortnite. Era un bug di Fortnite, ho detto. Cos'è sta macchina da scrivere? Va avanti, vieni indietro. No, invece. Vedo. No, no, è la macchina. 200 ragazzi. Euro per andare tutto. Non è se un po' pirla te. Guardate, no, ragazzi, non risponde. È morta la macchina. Oh, oh, vai, fermati. Scollino, attacca e attacca. Cammino solo verso sinistra. È Bluetooth, non posso. Porca vacca. Ma pure Bluetooth, ma che macchina da scrivere hai preso? La macchina da scrivere Bluetooth. La ferma. Boxati, boxati. Non posso buildare. Aiuto, non posso. Aiuto, cosa devo fare? Ok, ok, ce l'ho. On e off, ragazzi, si tenta così, spegnendo e riaccendendo. Funziona? Bellissimo. Va? Sì. Ma sì, sei sì, come sì, il tecnico della scuola, Calpi. Sì, infatti. Sono come è così che George Washington ha scritto la lettera agli Stati Uniti. Insomma, ho inventato cose storiche. Ha inventato l'America. Siamo inventato l'America. È morto l'America. Un americano in questo momento. No, è così che George Washington diceva: oh cavolo, la mia macchina da scrivere non funziona. Proviamo a spegnere e riaccendere. Perché ovviamente la potevi spegnere e riaccendere. Non credo funzionasse così, Calpi. Ma ragazzi, ragazzi, secondo voi la macchina da scrivere di George Washington aveva i LED? No, lo stile, l'hai rotto. Vabbè, ma sono importanti. Attenzione. Venom del cavolo. Ma dici che la sua tastiera ce l'ha i LED di questo avversario? No, la sua no. Oddio. Fermo. No, porca di una grande. Hai i guanti, Calpis, te lo ricordo. Io ho i guanti, ma ho anche tanta voglia di morire. Perché... Il muro non è e più, anche le splash? Ok, bravissimo. Meno male, Place, che ci sei tu. Che sì, sì, no, meno male. Se no, saresti già morto da anni. Tutti gli ottimi consigli. E ringraziamo soltanto Place solo perché. Ah! Ti sta bene. Vedete che non si può vincere. 37 mazze, 37 mazze. E vinci.
Non l'ho finiti. Triplo 7 di mazza, attento. Li ho finiti solo fino a quando io dico che li ho finiti. Ok, dillo adesso che li hai finiti. Li ho finiti. Ho 7 materiali come la Dark Pool Game. Attento. Niente, sei morto. Ma perché si è fermato, Calpi? È scappato. Ma secondo voi, ma è ovvio che ha paura di George Washington. George Washington, sei zitto. George, cosa fai? Cosa fai? Ma è una parte, è veramente brutta sta tastiera, eh. Adesso proveremo questa tastiera facendo un 1v1 contro Braga, che di solito l'ho sempre arato, quindi se perdo sto giro che non è il più forte, perché comunque aspetta Braga, fermati che c'è qualche ma problema. Ma dai, ma perché la macchina da scrivere ogni tanto? George Washington, hai rotto. Oh, non va. Sono stupido, Calvi, piace. George, aspetta, ti spacco lo stesso anche con George Washington che va dietro contro di me. Non ci posso credere. No, non ci credo, Braga. Meno male, Braga, sennò eri scandaloso. Guarda, George, mi stai facendo arrabbiare, George. Fixa sta cosa. E meno male che non stai giocando contro di me, sennò saresti già morto. No, ragazzi, ma veramente, ma allora, io non vorrei che sta cosa. Sì. No. In italiano. Non anche io, In italiano volevo dire. Non vorrei che l'azienda mi denunciasse. Però fa cagare. Ma tanto non l'hai citata, non l'hai detta, che se ne frega. È orribile, cioè 200 euro ragazzi, ma comunque che è vero, hai ragione, che ha migliorato le prestazioni del gioco. Ma è spaccato. No, le tue però di prestazioni, dai, raga. Dai, intendo che proprio la grafica del gioco è migliorata. Sì, è vero, posso vedere meglio i tuoi baffetti da donna. Vabbè. Carini. Oddio, spacchiamolo. Vieni qua, no. Calpi. Vai, Braga, vai, è il tuo momento di brillare. Mamma mia, Calpi, ti ha distrutto. Ma c'ho George Washington contro. Ma stiamo scherzando. E tu, Meg, non puoi essere contro di me. Tu devi dire, dai. Io, Calpi, ti sosterrò sempre. Vedi, sempre. Lui è il mio compagno. Ma Blaze, fa lei calcolo, è normale. Dammi un aumento. Sì. Aumento gli schiaffi. Allora, vieni qua. A cosa? Ah, 60? Bella, Calpi. No, vabbè. Complimenti, Calpi. Sei sicuro di stare usando la macchina da scrivere? Sì, sto usando la macchina da scrivere. Chi vince questa ha vinto tutto. Allora devo vincere, Calpi. Vedi che Meg inizia quando si parla. Sì, 50 euro di più. 60, mi ci metto d'accordo. Allora, cosa ne pensi di Braga? Ma è appena entrato fuori nel gioco. Team. No, fuori no, dal team. Fuori dal team. 100 euro in più a place. Vediamo. Adesso lo spacco, Calpi. Se mi sbatte veramente fuori dal team. Quello è il bello. Ma non è vero. Perché è impossibile che tu mi batta. No. Ma guarda come va, Calpi. Guarda, builda su, spedito, sopra, sì, destra, sì. Sinistra. Builda un po' come me. La lettera dell'indipendenza, Calpi, dell'America. Aia. Okay. No, ma vedi che c'è un ritardo assurdo, ragazzi. No, noi non lo vediamo. Ma nel cervello? Vieni qua. La sesta disaumento. No, ti spacco. Aiuto! Non vinde, George! George! Io vinde! No! Vinde io al posto tuo, George. Comunque, se non fosse che ogni tanto si blocca, non sarebbe male questo. No, non è male. Ragazzi, io adesso ho le mani veramente su. Guardate, vado a destra. Ma cos'è sta cosa? Però bella, cioè, no, però c'è da dire che hai LED, ricordiamolo. Hai LED, volta. Hai LED. Ma vale i soldi che hai speso, Calpi? Assolutamente no. Non compratela. E noi ci vediamo in un prossimo video. Codice Calpis. Ciao. Faccio tipo che chiudo il video, però la webcam è sotto, quindi faccio vroom, così, beh, bellissimo. Rifacciamolo. Codice Calpis, ciao. Vroom.